prima la chiesa, la terra lo fa. Deve stare fuori la condizione. Cominciare a passare il campo. Deve stare fuori questo qua. Tutta questa parte qua. No, è così che andava sempre. Se vediamo, si copre tutto. Si ferma, si ferma, la bocciamo. Mo la faccio, Carlo, poco, passa poco. Ecco, stiamo riprendendo la messa a dimora di questi due alberi e tre palme, come giustamente ci dirà l'avvocato Jacopino. Vero avvocato, ecco, ci spiega un attimino qual è il vostro intento della vostra associazione. Buongiorno, prego. L'intento della nostra associazione è quello di dare adempimento a quelli che sono stati gli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo d'intesa con il quale ci è stata affidata questa piazza e nel progetto di abbellimento è previsto la piantumazione dei due alberi di ulivo a cui si procederà stamattina, tempo permettendo. Sì. E successivamente, speriamo in questa stessa settimana, sì, di poter mettere a dimora tre palme Washington e dopodiché, sì, anche in quella nuova centrale, sì, poter piantumare l'abete natalizio in maniera tale che ogni anno possa essere addobbato e illuminato per le feste di Natale. Bene, è l'impegno che noi stiamo portando a compimento e sarà dato piena attuazione a tutti gli impegni assunti con il protocollo di intesa. Certamente, e lo stiamo anche notando per l'impegno natalizio che avete dato alla piazza con l'illuminazione delle abete e l'allestimento che sicuramente farete, diciamo, in questo angolo con appunto la piantumazione di queste tre palme che poi alla fine sono l'emblema della nostra città. Certamente, abbiamo anche provveduto a rimettere in sesto la fontana del Minotauro e quanto prima sarà adeguatamente messa a disposizione della bellezza della piazza. Bene, benissimo, questa piazza che è al centro della nostra città è il salotto buono di Gioia Tauro. Certamente sì, insomma, e quindi speriamo che la cosa prosegua anche nel migliore dei modi. Grazie avvocato, grazie, gentilissimo, a te. E buon lavoro. Grazie. Buon lavoro. Guarda chi è, guarda chi è.
Cool.